che poi lui si è fatto il culo perché è andato, non sugli cazzi di tutte le famiglie, ha raccolto i soldi, chi fa? Magari c'è, stasera mi sta, si è messo la scorta. Io gli ho detto, Carlini, io ti devo dire solo grazie, non caldega. No, c'è anche la gente che pensa così. Ah, quei due proprio rompono i coglioni. No, Sant'Arcangelo, lo strappetto di Colombo, dovevano buttare un po' di sale. Sì, dove diceva Paolo prima? Quello? Dove c'è la rotonda? Sinceramente vuol dire non aver l'occhio, perché il posto lungo, tutto bello pulito. Vabbè, aspettano che si sciolga, non hai capito? Devi rischiare di cadere lì. Io sono stato una settimana fisso al centro di coordinamento e soccorso infrastruttura Forlì, che facevamo da lì il coordinamento dei vigili dell'esercito e io mi occupavo della parte della regione. Effettivamente sull'alto Cisenà e sull'alto Valmarecchia qui è stato una roba da matti, eh? 3 metri ce ne sono, da 3 metri. Che era fatica a uscire dalla mia via, è andato via con quello lì. Quelli sono i più pericolosi. Tanto era la voglia di Gazzetta, che c'ha la gara di sci, che è andato via. Sono andato sul Corpolò, mi dai tutto sport e mi dai la Gazzetta. Dopo faccio il Perugo così. Perugo. Vabbè, vado a casa. Ho provato con la sua, ha scendendo almeno di chiamella, qualche assessore in culo, l'ero dai la sua, che era così di meno per dire, io non so come fare, e mi ha detto, ma tu è il tuo è venuto a toccare il freno, ti giuro, Ah, no. Da ogni via non so se puoi avere un'idea, ma io con la C3, con quella piccola, venendo da Sant'Arcangelo, ancora, io ho ripasso, dopo sono andato giù,